Andrea Palese del Comitato Pendolari Alto Friuli, mai così viva questa stazione ferroviaria di Gemona, stasera un grande appuntamento, tante iniziative collaterali, ma che partono dalla vostra volontà, dal vostro impegno per rilanciare sia la linea Pedemontana, ma anche il servizio dei treni nel territorio dell'Alto Friuli. Sì, diciamo che stasera è una serata di festa dove i pendolari si riappropriano anche una giornata di festa della stazione, dove magari la vivono con frenesia durante la settimana. Noi eravamo rimasti alla staffetta, cioè a quello striscione che è alla mia spalle, a Trenitalia a ridarci il nostro treno per sensibilizzare la riapertura della linea Pedemontana. Stasera, con un target culturale e storico, noi vogliamo ulteriormente sensibilizzare appunto le istituzioni e la rete ferroviaria italiana a non dimenticare appunto questa spinosa questione che da 3 anni sta proprio limitando il diritto di mobilità di un intero territorio che va da Sacile a Gemona. Dal punto di vista del servizio ferroviario devo necessariamente fare un appunto positivo a Ferrovie dello Stato che negli ultimi 8 mesi sono riusciti ad migliorare in maniera significativa il servizio con standard di qualità per puntualità e affidamento veramente mai visti prima. Nel tuo ruolo di consigliere comunale anche dell'amministrazione comunale di Gemona ti stai impegnando affinché si concretizzi il progetto di restyling di questa stazione? Sì, questo è un progetto che ci sta particolarmente a cuore anche perché siamo il primo comune in regione ad aver preso l'iniziativa. Riteniamo che la stazione di Gemona possa diventare l'hub per il cicloturismo nell'ambito dell'Alto Friuli perché ha le potenzialità per diventarlo e pertanto abbiamo presentato alla Regione Friuli Venezia Giulia un progetto di restyling che prevede il miglioramento dell'accesso in stazione del servizio bici più treno, ma anche un miglioramento dell'accesso in stazione per i pendolari e per i cittadini di Gemona e non che come mediante la creazione di un tunnel, di un varco all'interno del tunnel tra la stazione ferroviaria e il centro le manifatture. Questo è un progetto importante che ci vedrà indubbiamente impegnati per tutto il 2016.